riflette la nostra democrazia. Grazie. Madame. Onorevole Toia, un minuto. Il vertice è stato un gran successo degli egoismi nazionali. Ha vinto un'idea di Europa di fili spinati, non dei cittadini o di chi ancora nega nel Mediterraneo. Risultato? Nessun obbligo di solidarietà, solo volontarietà e controllo dei movimenti interni, con buona pace di Schengen e degli interessi italiani, con danno per l'Italia. Dublino viene abbandonata alla sorte del consenso e questo sarebbe il gran risultato della novità del governo italiano. Lo dico ai colleghi di 5 Stelle e della Lega, vi accontentate di molto, molto poco. Nelle conclusioni si dice che gli attraversamenti illegali delle frontiere sono diminuiti del 95%. Allora questa è la certificazione che non stiamo vivendo un'emergenza migratoria, ma un'emergenza politica nostra, che più che della crisi della migrazione, noi dobbiamo parlare della crisi politica dell'Europa. Ma questo è il paradosso. Il mio paese, l'Italia, che è quello che ora ha più bisogno di tutti, di non essere lasciato solo, si allea con i nemici della solidarietà. Si presta al gioco di chi non vuole neanche un profugo e pur di dare un colpo all'Europa va contro gli interessi italiani per difendere quelli ungheresi o di altri paesi. Un bel capolavoro di autolesionismo. Monsieur, un minuto. Onorevole Balzo. E allo costo in questione vostro. Presidente, grazie. C'è stato un passo in avanti per quanto riguarda la questione migratoria al vertice. Infatti è diventato centrale il fatto di...